Buonasera, benvenuti, buon sabato, nuova edizione, nuovo sabato, quindi un nuovo appuntamento con il nostro talent show che, ripeto, in questi mesi, ma lo spiegavo anche al nostro ospite fuori onda fino a qualche secondo fa, lo ripeto, beneficio, se mai ci fosse bisogno, ma lo facciamo anche per chi non ci ha mai seguiti. Noi ci intratteniamo con ospiti, con artisti di varia natura, ma soprattutto cantori, grandi cantanti, cantautori della panorama musicale anche nazionale, e di tanto in tanto proponiamo i nostri giovani talenti che abbiamo avuto protagonisti nel nostro talent, nel nostro concorso durante i mesi autunno-invernali. Ripeto, quindi in questi mesi estivi ci siamo intrattenuti con degli ospiti che ci hanno parlato dei eventi più importanti in Calabria e quindi anche della loro vita artistica. Benvenuti in nuovo sabato e subito l'ospite che inizia questo nostro nuovo appuntamento, Francesco Misitano, che molti conosceranno come grande talento del calcio, così come io sono appassionato più ai suoi trascorsi calcistici, devo essere sincero, e adesso mi sto appassionando anche al suo profilo anche artistico da cantautore. È proprio in mani questo suo libro fatto un paio di anni fa, lo scorso anno, Due passi dal mare. Una storia comune, una storia come tante, sottotitolo, e ho il dito proprio che ha come segno la sua discografia, Le mie cover, album 2005, Bermulania, album 2011, Salvami, single 2012, loro album 2012, Francesco Collection 2013, per parlare appunto del trascorso artistico del nostro Francesco. Bene, io ripongo solo per qualche minuto questo suo libro e vorrei rinfrescarmi la memoria di quelle gesta memorabili quando facevo il calciatore, era appassionato, lo seguivo, facevo le telecronache, era entusiasta quando faceva quei gol alla Del Piero, che so io, alla Pirlo, ma è più grandi insomma talenti del calcio. Allora Francesco, intanto, ma facciamo due passi indietro, non un passo indietro. Francesco Misitano, uomo, benvenuto. Intanto grazie per l'invito, volentieri vengo, mi ritrovo diverse volte qui a Telemia e ci torno molto volentieri, specialmente oggi che incontro un amico. Adesso lo puoi fare quindi così con tanta frequenza perché giri il mondo, eh? Sì. Non sei così tanto frequente. Però quando sono a casa abitudinale, ecco, dinanzi quando sono a casa sono contento di tornare a trovare gli amici. Beh, appunto questo che dici tu è la cosa che non mi fa dire peccato non aver iniziato prima a fare il cantautore, diciamo. Beh, in realtà io ho sempre cantato, anche quando giocavo a calcio, diciamo che le due cose andavano di pari passo. Ovviamente facendo il calciatore semiprofessionista e quindi mi portava via molto del tempo libero che avrei potuto dedicare alla musica, la musica era solo dedicata, diciamo, ad alcune serate in qualche locale, i matrimoni, quello che alla fine ti dà da mangiare, ti dà sostentamento. Questo è un uomo che qualsiasi cosa tocca impreziosisce, diventa oro, come si vuol dire, perché si dice perché insomma avessi potuto farlo prima, quello che hai fatto ha avuto un enorme successo anche come calciatore. Diciamo, farti una domanda collaterale, perché io ho continuato a fare calciatore a altissimi livelli, hai avuto come dire opportunità di farlo e non l'hai fatto, diciamo, non è una questione che non l'ho voluto fare. Io mi sono divertito giocando a calcio, era la mia vita, è stata la mia passione più grande insieme alla musica, ripeto. Ovviamente nel calcio, come nella musica e come in qualsiasi cosa che si fa, serve non solo essere bravo, ma servono anche altre doti. E una su tutte è la fortuna, e permettimelo di dire questa cosa qui, servono anche delle amicizie un po' particolari. E io, ripeto, mi sono divertito, non ho nessun rammarico, avrei potuto magari fare qualcosa in più, giocare magari ad un livello più alto. Per me è andata bene in quel modo, mi sono divertito. Quali sono i ricordi più belli, le squadre insomma dove si è trovato particolarmente bene? Non vorrei perché essere... Perché poi probabilmente se lui non è riuscito, perdonami, anche un po' per il carattere, no? Insomma, quello sì, io sono fatto così, dico le cose buone e le cose meno buone. Effettivamente avevo un po' un carattere... Riesco a rendere l'idea, il Balotelli dei dilettanti praticamente. Avevo un po' un carattere particolare, era abbastanza suscettibile.
diciamo che il carattere si è andato un po' a limare col tempo e diciamo che si è avuto un ridimensionamento in positivo proprio dopo del matrimonio. Diciamo che ho incontrato mia moglie, che è una santa donna. Mi sei messo la testa a posto. Sì, mi ha un po' tirato le briglia, come si suol dire. Ha fatto una sorta quindi di equilibratura, ecco così. Sì. Una sorta del gergo motoristico. Sì, sì. Ecco. Parlando del passato, cioè, non vorrei adesso tralasciare nessuno e dire, però permettimi di due cose le più importanti per me dal punto di vista calcistico. Il mio primo amore sportivo, che è il Locri. Sono cresciuto giocando al Locri e la mia infanzia calcistica viene, diciamolo, viene da lì. Continuiamo a dirlo, nel Locri ti giochi e ti innamori, non puoi solo giocare. Sì, rimane quella passione, rimane quell'amore che poi, diciamo, molte squadre vai, giochi e basta, finisce lì, no? Quando termina la stagione, ciao, baci, abbracci, finisce lì. No. Guarda, vai a giocare all'Locri, ti innamori. Guarda, è proprio così, sembra strano, però è proprio... Ma io capita a tutti, capita. Sono stato anche fortunato di essere stato nell'Locri negli anni d'oro, quindi ricordiamoci il glorioso Locri della partita col Crotone, quindi erano gli anni no, per quanto riguarda la mia fascia d'età. Ovviamente sì, Locri ha vissuto anche dei passati molto più gloriosi anche in passato, negli anni 80, ma io in quegli anni 95-96, fino ad arrivare al campionato di nazionale dilettanti, sì, che ha visto il Crotone, poi ci ricordiamo tutti della partita alla fine. È stato un anno magnifico, le persone, la gente di Locri, anche se ero un ragazzino, insieme anche agli altri miei compagni di squadra, facevo parte dell'Under 18, sì, all'epoca, e eravamo venerati un po' come Vari Scorrano, Caridi. Io ricordo ancora a memoria la formazione di quello. Ma quella la ricordiamo tutti, eh. Poi, insomma, è stato difficile appassionarsi, innamorarsi dell'ultimo decennio dell'Opri, non di questi ultimi due anni in cui è rinato il calcio. È chiaro, ci deve essere un trasporto, una passione, una squadra che va bene, tutto quanto. E poi sei finito con i cugini, mi pare. No, mi pare. Sì, ho giocato anche a Siderno. Anche lì ho dei ricordi bellissimi, ma ripeto, forse i gol più belli li ha fatti proprio a Siderno. Non saprei. Ma diciamo che il ricordo, quello di cuore, mi rimane a Marina di Gioiosa. Perché il Marina di Gioiosa mi ha dato memoria, mi ha dato molto. Memorabile. Ma Marina di Gioiosa, finire un campionato con, non mi ricordo se 33 o 36 reti, vincere la classifica cannonieri, sì, portare la squadra, non solo io ma tutti gli altri miei compagni, dal, sì, campionato di promozione per la prima volta in eccellenza nel 2001, se adesso vado, sì, un po' a memoria. Quello è il ricordo di cuore proprio enorme. Allora, se tu dovessi farmi una domanda, cioè tu a me, io ho un elenco di almeno 100 gol memorabili, non memorabili, impossibili da fare, perché insomma anche da centrocampo, questo qui tirava in porta, faceva gol, e poi lì a stare a riflettere un quarto d'ora con i colleghi cronisti, ma come ha fatto questo che fare gol? No? Ecco, ma tu in mente tua, uno, non 100, ma uno, ti sarà rimasto uno proprio fantastico a cui sei praticamente legato, l'hai incorniciato, cosa? Sono legatissimo al gol che ha dato la vittoria del campionato al Marina, che è il 2-1 sulla Rizziconese, sulla Cittanovese. E praticamente era una partita, il 1800? No, era il 2001. Ah, 2000. Praticamente è una partita strana. A noi serve un pareggio, giochiamo, sì, in casa, la penultima partita. Sì. All'ultima partita saremmo andati, non mi ricordo, una squadra di Reggio. Ed erano loro, sì, ci giocavamo il campionato. Sì. A noi bastava il pareggio giocando in casa. Dopo 10 minuti, un grandissimo handicap, diciamo così, del nostro portiere all'epoca, Fofò Fazzolari, che salutiamo, è un grande amico. Soggetto. Da centrocampo prendiamo un gol incredibile. Sì. Praticamente con la partita va e ci dà un calcio di rigore l'arbitro, io tiro il rigore, sì, fino a lì non avevo mai sbagliato nulla.
e il portiere che era moscato mi pare il rigore. Tu sai che io ho la passione dello spettacolo, della musica, del ballo, tutto quanto c'è, ma insomma c'è una grande passione, soprattutto quella per il calcio. Posso fare una domanda? Perché io starei un'ora a parlare di calcio, però insomma dobbiamo occuparci di talenti, di spettacolo, di musica e quant'altro. Allora ti faccio un'altra domanda, giuro, prometto, e poi usciamo fuori da questo terreno. Perché è cambiato così radicalmente, è scemato l'entusiasmo, al campo non ci va più nessuno, adesso vediamo giovinotti anche in eccellenza in Serie D, squadre che magari con la stessa intragliatura potevano a stento ben figurare o figurare mediocramente, in maniera così effimera in campionati minori. Ecco, secondo te perché questa involuzione incredibile in questi anni? Ma questo è il mio modestissimo parere. Secondo me erano anni diversi, dove c'era poco, se non oltre al calcio c'era la sala giochi, sì. Quindi io vedevo il calcio come non solo una passione, ma alla fine lo vedevo come l'unica cosa da fare oltre alla scuola, che poi lasciavi davvero poco spazio alla scuola e dedicavi molto spazio, molto tempo al calcio. Io ti faccio questo esempio, hai sicuramente presente la stazione di Locri? Sì. E il campo di Locri. Sì. Io arrivavo alla stazione, tornavo da scuola alle 2, alle 2 e un quarto riprendevo il treno per andare a Locri e dalla stazione mi incamminavo a piedi con il borsone e andavo a fare allenamento, sì. E arrivavo sempre puntuale. C'erano alcuni miei colleghi, compagni di squadra che aspettavano di prendere un passaggio dalla stazione e arrivavano, molti non arrivavano, alcuni arrivavano, quindi io penso questo, se lo fai perché è una passione e decidi, sì, tu di farlo, sì, tutto ha un senso, ha un altro senso. Se iniziamo a fartelo fare perché abbiamo bisogno in squadra per alcune regole di ragazzi di una certa fascia di età, sì, non vorrei essere attacciato adesso, no, di quello che dice non voglio aspettato fuori quota, però il mio modestissimo parere è questo, se lo fai perché sei obbligato a giocare e io so che devo giocare perché altrimenti la partita non può iniziare, su, sì, 4 allenamenti me ne faccio anche solo una settimana. Secondo me questo ha dato il via a uno... All'involuzione. All'involuzione, beh, anche sì, le regole, cioè, nuove, sì, sì, ma io pensavo che piuttosto mi facesse un discorso di economia, di risorse. Ma no, no, cioè, di guarda... legati al calcio e quant'altro, è ovvio che l'economia, ma non solo adesso nel mondo del calcio, l'economia in Italia, adesso entreremo in discorsi che non mi appartengono. No, per carità, io l'economia detto, secondo, a livello nazionale è un'economia che sta andando, lasciamo, diciamo, a scemare, è ovvio che ne risente anche il calcio. Tieni conto che un ragazzino fino ai 15-16 anni non si parla di soldi che possono, sì, cambiarti la vita fino ai 18 anni, certo. O fai il salto di qualità oppure giocare in una squadra di promozione, eccellenza, non ti cambia la vita, quindi lo fai per pura passione, bene, per puro amore. Oh, fermiamoci qui perché insomma altrimenti io parto, ho la miccia accesa e comincio a parlare di soldi puliti, soldi sporchi, eccetera, eccetera. Lasciamo queste cose perché tra poco, settimana prossima, inizia tutto in campo, quindi là ci concentreremo su queste argomentazioni. Basta, 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 basta. Allora facciamo un video, così ci fermiamo, facciamo un piccolo break piacevole con la musica, con le immagini. Presentaci il video che adesso vedremo. Adesso ascolterete, vedrete le immagini di un video che risale al 2012, dal titolo Salvami. L'ho girato in quel di Bianco, mio paese, diciamo, che mi ha visto, che mi ha visto crescere, sì, sì. Mi ha visto crescere, anche se negli ultimi anni, appunto dal 2012, vivo a Milano, perché volendo fare il cantautore a tempo pieno... Non lo puoi fare né a Bianco, né me ne vogliono, né a Platini, né a Natale. Ma ecco, secondo me ci sono due città in Italia dove puoi vivere di musica a pieno, che sono Milano e Bologna. Quindi io ho preferito Milano per ovvi motivi, ho molti amici, ho molte conoscenze, avevo degli agganci. Quindi vedete questo video che nel 2012 ha riscosso un discreto successo, ha vinto il premio miglior brano radiofonico a San Benedetto del Tronto, è stato premiato da Leopoldo Lombardi, presidente dell'AFI, Associazione Fonografi, sì, Italiani, e poi ha riscosso, diciamo, un successo discreto anche all'estero, infatti mi ha permesso di fare una tournée in Russia e in altri posti, quindi spero vi piaccia, anche se mi auguro che ormai lo conoscano in molti. Salvami, Francesco Misitano.
basterà soltanto una fotografia. Non ci sarai, non mi vorrai, la notte non sarai più mia. Cosa necessaria per tanto di buono che abbiamo registrato in questa nuova stagione estiva. Tanti giovani talenti che sono esibiti nelle nostre piazze. È il caso del primo ospite di questa sera, Nicola Placanica. Benvenuto, giovane talentuosissimo, nostro artista calabrese, che con un gruppo pure di artisti locali ha intrattenuto le piazze quest'estate. Con lui parlo di musica, parlo di giovani, parlo delle difficoltà che incontrano questi ragazzi a poter emergere, anche se loro insomma hanno già dei buoni voti un po' ovunque. Allora Nicola, parliamo intanto di te, come nasci artisticamente. Roccella Ionica, giovanissimo, già da parecchio tempo e con diverse esperienze nel campo musicale. Nicola, tutto quello che c'è da dire su di te. Tutto quello che c'è da dire su di me, innanzitutto buonasera a tutti quanti e grazie. Ho dato che tanto quasi tutto, invito. Altrimenti vorremmo un paio di trasmissioni. E come ho cominciato? Ho cominciato veramente da piccolo, innanzitutto una passione, quella per la musica, trasmessa da mio padre, che poi l'ha, per così dire, espansa all'interno della famiglia, quindi sia io e, come ben sappiamo, anche mio fratello Federico. Non bruciamoci sto passaggio in tempi rapidissimi, scusa Nicola se ti interrompo, perché papà appartiene alla storia della musica Locridea, se vogliamo fare un rapidissimo cenno, altrimenti subiremmo certamente scomuniche.
Vabbè, era attivo durante gli anni 70, la fine degli anni 70, poi il decennio degli 80, con parliamo della prima band importante che è stata quella dei Blue Ego, che noi abbiamo ripreso diversi anni fa, e seguita poi da un'altra band importante di quel periodo che furono i Cavalieri dell'Epoca. Ovviamente sempre con la presenza del grandissimo maestro Domenico Daniero, che ci tengo anche a salutare. E questa sua passione l'ha trasmessa a noi, ai suoi figli, e l'abbiamo coltivato ognuno in maniera differente, abbiamo seguito ognuno un percorso diverso e tutt'oggi ci stiamo dedicando quasi esclusivamente a quello. Io ho deciso anche di portarla avanti dal punto di vista accademico, difatti sono laureato in musicologia e beni musicali all'Università di Tor Vergata di Roma. E attenzione, perché a poco lo interromperò anche sotto questo aspetto, perché lui non è come tanti che si forma per strada, ma insomma, ha scelto anche di fare degli studi importanti di settore. Me li stavi elencando, quali sono? Ho cominciato in madrepatria, nel senso ho preso una laurea triennale in DAMS, nell'indirizzo musica, presso l'Università della Calabria di Arcavacata di Rende, l'Università di Cosenza, e dopodiché decisi di spostarmi, vedere un pochettino cosa c'è al di fuori sia di Roccella che della nostra regione, allora decisi di andare a Roma, dove frequentai il corso, la laurea specialistica magistrale in musicologia e beni musicali, dove mi sono laureato col massimo dei voti, con una tesi che mi è costata veramente tanta e tanta fatica sul jazz in Italia durante il ventennio fascista, il jazz nel cinema italiano durante il ventennio fascista. Per quanto ne sappiamo, sono stato l'unico ad aver affrontato questo argomento, perché non c'è traccia alcuna di questo studio, di questa ricerca nel periodo da me posto in oggetto, diciamo, sì, come oggetto di studi, perché tutto il materiale, insomma, riguarda soltanto il cinema del secondo dopoguerra, a partire dal secondo dopoguerra, jazz in modo particolare. E quindi sono, come dire, rimasto sigillato per tanti mesi e tante ore all'interno della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia, sì, a Roma, vicino Cinecittà, dove ho avuto modo di analizzare e realizzare così un enorme database, perché è stata una tesi di 380 pagine, mi sembra, se non ricordo male, dove ho analizzato tutti i film italiani dal 1930 fino al 42. Mamma mia, quanta impressione! Allora, io divido gli artisti in tre, i giovani talenti in tre categorie, cioè quelli che si fanno per strada, sono quelli che hanno un talento naturale, ce l'hanno dentro, no? Come i grandi campioni, per esempio, per parafrasare, del calcio, che abbattono la palla ad un muro per anni e anni e poi riescono ad emergere in qualche modo. Poi c'è un settore di mezzo, no? Al quale appartiene Nicola, quelli che intendono professionalizzarsi attraverso la formazione e che poi probabilmente non hanno i grandi sponsor. Quelli che hanno semplicemente i grandi sponsor, i figli di papà, no? Quelli che hanno il salotto comodo dentro e fuori casa e riescono in qualche modo ad emergere. Non sono quelli che poi magari non fanno anche tanta strada. Avrei affidato al vento, cercando di raggiungere te. Al vento avrebbe detto sì. E di mattina svegli il tuo bambino e poi lo vesti, l'accompagni a scuola, il tuo lavoro fai. Per te che un errore ti è costato tanto. E tremi nel guardare un uomo e vivi di rimpianto. Così, e così, io resto qui a dare
cercando di raggiungere chi. Ultimo frammento del nostro talent di questo sabato, quello a cui, beh, consentitemi, tengo di più perché è una sorta di carrambata. Incontro un amico dopo tanto tempo, 20, 30, 40, 50 anni, non so quanto tempo è passato, dai tempi di Finalmente Domenica, rincontro un personaggio sacro del panorama folclorico calabrese, Ciccio Carere, benvenuto. Come va? Ciao a tutti, bene, grazie. Invecchiati tutte e due, mannaggia, sono capelli bianchi, vedo, allora, sono passati. C'è anche Prole, c'è, non so come si chiama, Vincenzo o Vincenzo? Vincenzo. Vincenzo, per dirlo alla calabrese, benissimo, che è la continuità, una sorta di continuità, già anticipiamo un tema importante, così come cambiamo repentinamente argomento e genere di musica, siamo partiti dal classico, poi il contemporaneo, poi, insomma, adesso chiudiamo con il folk. Allora, Ciccio, come va? Bene, ti grazie. Vediamo impegnato tutte le sere, ma che sta succedendo? Perché come, io sono come il vino, sai, che invecchia più vabbè, tu sì, ovviamente, infiniti meriti, ma anche la musica folk, il folklore, la musica popolare, impazza, sì. Quest'estate preferiti, che so, ai Pink Floyd, ai Pua, cosa? Nelle nostre piazze preferiscono, vabbè, giustamente, perché la nostra cultura. Diciamo che ho fatto l'ultimo CD con un bel CD, dove ci sono delle bellissime canzoni. Cosa c'è all'interno di quest'ultimo CD? Come si chiama intanto? Si chiama La Mamma. La Mamma. È una canzone, purtroppo, che mi dispiace dirlo, e l'ho dedicata a mia mamma e poi è mancata il 13 di agosto. Dedicata alla mamma e poi, sì, da lì e a poi qualche tempo, come se avesse fatto e poi purtroppo è mancata. Però stasera lo sente comunque. Lo voglio cantare comunque, questa canzone, e dedicarla a tutte le mamme magari che gli sono mancate e quelle che no. Assolutamente sì, tutti, non sarà l'unico pezzo che ci proporrà, ma intanto, sì, ancora qualcosina su di te. Ecco, è stata una stagione questa brillante per quanto ti riguarda, sì. Con enorme partecipazione anche dei tanti emigrati che tengono tantissimo a questa loro canzone, sì, è vero. Ecco, calabrese. Dovevo andare anche in Australia, purtroppo non sono potuto andare sempre per motivi di salute, non mie, devo andare in Canada, mi ha invitato l'amico Vince, te lo ricordi Vince? Sì. Mi aveva invitato, però gli ho detto purtroppo no, adesso che è mancata. Stiamo già organizzando qualcosa. Adesso un po' ti recuperi, sì, sto riprendendo un po'. Sì, ti riabiliti, sì, e poi, sì, insomma, sì, continui, sì, a fare i tuoi giri, perché è richiestissimo, sì, in tutto il mondo. Allora, lo vogliamo sentire con un primo pezzo? Facciamo proprio questo della mamma? Facciamo questo della mamma. Apriamo in grande, via, La Mamma con Ciccio Carere. Lunedì mattina non hai io batti, mercoledì giovi non mi trovi, venerdì sabato non abitato, domenica tu vai.
tutti mangiava, e mentre intanto no, e mentre intanto no, e mentre intanto no c'è via lo vento, e ai incendi. Paolo Sofia, buonasera, venuto qua a raccontarsi. C'è tutto il tempo, tutta la comodità, l'agio possibile, non so cos'altro possiamo fare, magari adesso ci mettiamo anche una palma, qualcosa, una noce di cocco, qualcosa di fresco, e anche il tempo, quello necessario per raccontarsi. Allora, cominciamo. Il tuo asilo. Il mio asilo. Cosa hai frequentato da giovanissimo? Cominciamo quindi dai primi non anni. Non l'ho frequentato in realtà, perché il primo giorno mi hanno dato uno schiaffo senza avere nessuna colpa e sono scappato a casa, non sono più tornato. Come comincia la tua storia? La mia storia musicale? Mi sono appassionato alla musica per un motivo ben preciso. Mio fratello faceva il tecnico in un gruppo, in un complesso negli anni 70, i Ragazzi di Fuoco. Avevano la sede vicino a casa mia, quindi quando lui andava a mettere a posto le cose il pomeriggio, io badavi alla ciabatta, andavo lì a suonare la batteria piuttosto, addirittura, e già poi, sei partito alla grande, e poi giocavo con la batteria e poi mi soffermavo a stare lì a seguire le prove. Mi piaceva vedere quando riprovavano sui brani, perché magari sbagliavano qualcosa. È stata una bella esperienza. Poi da lì, piano piano, la scuola media. Ecco, hai fatto qualche scuola, qualche formazione? In realtà, all'inizio, il mio maestro è stato Peppe Platani. Sì. Il mio primo maestro è stato Peppe Platani. A 16 anni ho iniziato a studiare con lui canto. Poi ho fatto altri studi, ho studiato con Mary Setrakian, che è la vocal coach di Nicole Kidman. Ma con lei più che altro perché mi andava di apprendere, anzi di avere consapevolezza di quello che faccio tecnicamente quando canto. Infatti quando sono andato lì da lei a fare il giorno di prova, mi sono detto: perché vuoi canti bene, perché vuoi venire a studiare da me? E gli spiegai: perché voglio sapere, voglio avere la consapevolezza di tutto quello che faccio nel canto, per poi poterlo trasmettere ai ragazzi che magari vogliono studiare con me. La domanda che dovevo farti tra un quarto d'ora la faccio subito, perché non vedo l'ora. Sì. La nostra non è un'intervista, è una sorta di confessione piuttosto. Ecco, ma la musica è la tua più grande passione? Sì, come passione sì. Mi piace anche la cucina, mi piace cucinare, però ormai la musica è motivo di vita per me. Ho sempre vissuto di musica e non saprei fare altro. Qualcuno all'inizio me l'ha consigliato. WhatsApp. Allora, c'è un bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno. Adesso mi rai tu. Da dove cominciamo? Dalle positività o dalla negatività? No, dalla negatività. Negatività. Quale tappa importante ti sei perso artisticamente, si intende? Artisticamente, negli anni 90, io... molto amico di Eros Ramazzotti. Scusa, è una battuta ma anche una verità, anche perché non tutti i treni si fermano a Bovalino. Lo so. No, ma io negli anni 90 vivevo, alla fine anni 80 decisi di andare a fare musica, di vivere di musica lontano dalla Calabria, perché non si poteva vivere giustamente in Calabria, non si vive adesso, figura degli anni 80. Mi trasferì a Milano, dove ho vissuto 11 anni, suonavo tutti i giorni nei locali di Milano, e quella è stata per me una grande palestra, perché ti ritrovi la sera a suonare magari per una persona, poi per il locale pieno, oppure magari ti trovi di fronte a un cantante famoso, come è successo, e allora sei lì ogni sera una sfida. Che è successo? Una sfida. Voglio sapere proprio tutte. Vabbè, negli anni 90, appunto lì a Milano, avevo un'amicizia con Eros Ramazzotti, infatti nel disco Tutte Storie la copertina mi vede insieme a lui, e quindi frequentavo la casa Ramazzotti, ho conosciuto un sacco di musicisti, tra cui anche Alex Baroni, Biagio Antonacci, Francesco Turè del Tavì,
Ci siamo persi di vista quando io decisi poi di tornare a vivere in Calabria. Posso chiederci perché sei tornata in Calabria? Sono tornata in Calabria, sì, perché no, è stata una scelta di vita. Sì. Perché avevo voglia, per noi è stata una fortuna. Avevo voglia di raccontare. Allora, c'è da dire una cosa. Tra l'altro ho fatto anche un brano che si trova sul mio profilo di YouTube, che si intitola Come quando aspettavo Natale. Mm-hmm. Io soffrivo molto la lontananza dal mare, oltre che alla famiglia. Infatti quando tornavo a Natale, la prima cosa che facevo andavo a salutare il mare. Famiglia. Infatti la canzone Come quando aspettavo Natale racconta proprio questo. Sì. Nel 99, allora, quando me ne sono andato, dalla Calabria pensavo di non tornare più, però col passare degli anni ogni volta che dovevo ripartire dalla Calabria era sempre più faticoso. Quello che non mi andava era la vita che facevo, suonavo tutti i giorni ma vivevo poco, nel senso che si viveva di notte. Sì. Io, uomo del sud, ho sempre pensato di avere una famiglia, gli amici, la casa in campagna, il cane. Ecco. Ho colto l'occasione nel 99 quando appunto è nato il progetto Quarto Aumentato, no? Sì. Che grazie al gruppo Spontaneo ha prodotto il primo disco. Ora ce l'abbiamo, e da lì poi piano piano, 98, 99, nel 2000 decisi proprio di lasciare Milano, di tornarmene in Calabria, poi ho conosciuto mia moglie, nel 2002 mi sono sposato. Salta, fa il bagno al mare, coraggio, interrare, che poi si va tutti quanti a mare. Questa è la storia di Enea, del suo viaggio in Somalia ed Amantea, una necropoli è la nostra vera ambientazione, anche se il veleno ormai è in ogni direzione. O tu moderno Antigone, al contrario non vuoi la sua tumulazione, un cartello alle porte, città è vietato non seppellire la morte, alla città è vietato non seppellire la morte, alla città è vietato non seppellire la morte. Coraggio, interrare, che poi salta, fa il bagno a mare. Coraggio, interrare, che poi si va tutti quanti a mare. Coraggio, interrare, che poi salta, fa il bagno a mare. Coraggio, interrare, che poi si va tutti quanti a mare. La vicenda umana non è altro che un'interrotta geografia, nulla fine forma, la ragione più della geografia. Una delle più grandi manchevolezze è quando non si sa in quale luogo una cosa sia accaduta. E che cosa questo abbia comportato? E che cosa questo abbia comportato? E che cosa questo abbia comportato? Coraggio, interrare, che poi salta, fa il bagno al mare. Coraggio, interrare, che poi si va tutti quanti al mare. Coraggio, interrare, che poi salta, fa il bagno al mare. Coraggio, interrare, che poi si va tutti quanti al mare. Vado ad interpretare fonti, prove, eroi, testimoni, magistrati ed indagati. Questa è la saga degli avvelenati. 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 Adesso cambiamo pagina, gira pagina. Abbiamo girato pagina, allora Enrica, dell'Accademia Musicale ABC.
Tocchiamo un altro ramo, in realtà, perché andiamo sul settore canto e settore musica. Abbracciamo tante discipline, le racconto velocemente, perché iniziamo col canto che vedrete questa sera, ma in realtà abbiamo anche pianoforte, flauto, violino, batterie e percussioni, chitarra, e tra l'altro avremo anche presto protagonista l'arpa presso la nostra Accademia Musica e l'ABC. Salutiamo i due ballerini che stanno andando via. Ciao Davide e Alessia. Ciao, Davide e Alessia, che faranno delle cose importanti da qui a poco. Sì. Loro peraltro sono colleghi di altri ballerini che sono andati fino a Roma ad esibirsi con Ronnie Madden, insomma è un nome molto importante, ha costruito una coreografia appositamente per l'ABC, quindi lo ringraziamo, lo salutiamo, le collaborazioni sono tante. Noi come Accademia Musicale siamo partiti quest'anno per la seconda volta per Milano Marittima. Dove siamo andati? Lo sai? No, te lo dico io. Al Video Festival Live. C'è forte il tuo racconto. Sì, siamo stati di fronte a Mara Maionchi, unitamente a Silvia Mezzanotte. L'anno scorso abbiamo incontrato Robby Facchinetti. Insomma, nomi molto importanti, discografici d'alto calibro. Siamo partiti, in realtà li abbiamo portati anche in Calabria, perché li abbiamo convinti a scendere giù e solo a Bovalino hanno fatto le selezioni regionali e provinciali. Sono venuti giù. Sono venuti giù i responsabili. Il patron che è Gianni Lardera, insieme al direttore artistico che è Alessandro Porcella, e insieme a Renato Ritucci, che è un importante mental coach, peraltro verrà a trovarci anche lui di nuovo, farà un percorso molto bello. E portatelo molto qui in trasmissione, quante cose importanti. Con piacere. E qui giova ovviamente averli ogni settimana, perché poi questo racconto va fatto alla spicciolata, via anche nel corso delle prossime puntate. Sì, la finalissima si è tenuta, perdonami, presso gli studi di Canale Italia a Padova. È la nostra finalista che avete anche ascoltato nella scorsa puntata, Tatiana Murdaca. Sì, si è ovviamente si è distinta perché è arrivata fra le prime e ha ricevuto i complimenti di Silvia Mezzanotte, che peraltro qualche giorno fa è stata vincitrice del talent show tale e quale. Ovviamente. A proposito di Mezzanotte, perché non si faccia questa Mezzanotte? Chi sentiamo adesso? Iniziamo con un'altra protagonista del Video Festival Live, Maria Teresa Catalano. Quest'anno Alexia, cantante della quale lei appunto eseguirà un brano, è nella giuria del Video Festival Live, quindi speriamo che le porti bene a eseguire un canto di Alexia. Sentiamola. Nostalgia, que eu fui.
Eccoci, maestro Costantino Scaglione. Buonasera. Allora, bravi, complimenti. Buonasera. Anche per i ragazzi, e ne sentiremo anche degli altri. Su Maria Teresa cosa hai da dire? Un brano tecnicamente molto difficile, per un'estensione vocale, e principalmente per quello che è l'emissione vocale, in quanto ha dei suoni gravi e poi ha dei suoni acuti. E la gestione diaframmatica deve essere fondamentale in questo brano, e lei l'ha compiuta in modo eccellente. E lei queste cose le sa e sta studiando, sì, per colmare, sì, questo margine. Anche perché lei quest'anno, scusa che ti interrompo, è stata la vincitrice della borsa di studio dell'Accademia, in quanto noi insieme al presidente dell'altra associazione, mio fratello Dominic Scaglione, nel mondo ABC diamo questa possibilità di ricevere una borsa di studio da spendere all'interno della nostra struttura. Quest'anno Maria Teresa Catalano ha ricevuto la borsa di studio con elevati pregi, perché è stata veramente brava. Fantastico! E ora vogliamo sentire... Passiamo ad un'altra piccola grande cantante, Silvia Galea. Lei ha soltanto 9 anni, studia da 2 anni presso la nostra accademia, stasera eseguirà un bellissimo brano del repertorio italiano. Sentiamola.
io vengo da Napoli, però mi trovo a Bovalino, mi sono trasferito a Bovalino, però vengo da Napoli. Come si chiama? Sono napoletano, mi chiamo Paolo Desio. Quindi ha preferito la città, da Napoli a Bovalino si è trasferito in città, dalla campagna, dalla campagna, Napoli in campagna, sì. Bene. Cosa aspetta. Ci canta? Ma ci innamorati in acqua gli una. Senti, io ti volevo dire solo una cosa. Un brano che ho scritto io. Io ho conosciuto tanti anni fa uno che si chiamava Paolo Doro, che ti assomigliava molto, moltissimo, come una goccia d'acqua. Tanti anni fa l'ho conosciuto. No, veramente non lo conosco. Non lo conosco. No, però insomma abbastanza non lo conosco, noto. Io non lo conosco. Perfetto. Lei cosa fa? Scusi, prima ne parliamo dopo, vogliamo conoscerlo meglio prima. A giudizio, insomma. Possiamo parlare? Sì. Ah, perfetto, sì, mi dico, la giuria la vogliono conoscere meglio, anche noi, sinceramente, anche il pubblico di Telemia. Lei cosa fa? Canta per professione oppure... No, canto per il mio lavoro, io faccio questo lavoro. Quindi per professione? Professione. Passerà. Quindi non canta per professione, però canta per professione. Faccio questo lavoro qua, dove mi chiamano, io ci vado a lavorare. Quando si prende serata? No, questa è la finanza, no? Ma queste non sono cose che le devo dire in televisione. Veramente me l'ha detto in macchina veramente. Per fargli questa domanda. Cioè, siccome voleva fare un po' di serate, cioè, dimmi quando mi prendo, se posso avere il numero di telefono. Io ho cercato di buttarla. Vabbè, io in questo mi posso mettere d'accordo con quello dove vado a lavorare. Ma no, che lo dico qua tramite la televisione. Io tramite la televisione non dico niente, nulla. Quindi lei è napoletano, campano o cos'altro? Ci faccia capire meglio? No, io sono da Napoli, però mi sono trasferito in Calabria, mi sono trasferito. Però di Napoli. Una volta faceva i mercati pure lei, mi sbaglio o no? Mercati abbigliamento intimo. No, mi stai sbagliando, io il mercato non ci ho fatto mai. Allora si è messo gli occhiali per essere in incognita. Era un'altra persona. Va bene, sentiamo questa canzone che può ripetere il titolo cortesemente se non la stanchiamo. Ma c'è innamorato in Aguagliuna. Ma è dedicata a chi? Possiamo sapere a chi è questa Aguagliuna che a lei ha dedicato questa canzone? Questa Aguagliuna può essere pure questa Aguagliuna mia, che l'ho là. Ma ci sta ascoltando, sì. Un cantatore. Ci sta ascoltando, sì, ci sta ascoltando. È edita o inedita? È sua la canzone. No, la mia canzone è un brano che ho fatto io, questo brano qua. E quindi inedito? Inedito, sì. Autobiografico? Oh, quante cose vogliamo sapere. Sentiamo il pezzo, sentiamo il pezzo. Vabbè. Prego, prego. Via! Yeah. Ma ci innamorato una guagliona da suo quartiere sa dove sta. Quando porto quando c'è la scuola pure a me a capa mi fa girare. Cacca spilla e miniconna non mi faccio ragionare. E che sigaretta in bocca poi si mette a fumare. Fa guagliona più importante, ma è sposata già, tiene cianità e a guagliuncella vuole fa. Questi sono i suoi paroli, quando suo guaglione parte va a lavorare, quando esce il suo quartiere, come essa si viene a vasare. Questi sono i suoi paroli, quando suo guaglione parte va a lavorare, quando esce il suo quartiere, come essa si viene a vasare. Ma ci innamorato di una guagliona, da su quartiere sa dove sta, ha già passato il suo quartiere, ha già visto i panni stesi là. Questa guagliona dove sta? Forse con l'altro guagliona già. E tu stai con l'altro guaglione e io sto girando per trovare te. Ma ci innamorate una guagliona da su quartiere sa dove sta. Quando porte guagliuncella a scuola, pure a me a capa mi fa girare. Tacca spilla e miniconna, non mi faccio ragionare. E che sigaretta accesa, poi si mette da fumare. Fa guagliune più importante, ma è sposata già. Tieni già metà e a guagliuncella vuole fare. Questi sono i suoi paroli,
quando so quaglione parte va a lavorare. Benissimo, bravo. Direi benissimo, ottimo, direi bravo. Benissimo. Venga, venga, se non se ne vada, qui c'è un altro studio, un altro emittente. Qui c'è la base che andava per Napoli. Sì. E il vocale che andava per Battipaglia. Molto bene, bravissimo, complimenti. Si vede che lei ha una professione, si porta presso la professione. Contento della sua prestazione? Sì. Ok, grazie. Che fa? Se ne va? No, dobbiamo. Venga. Senti, venga con noi. No, volevo annunciare il numero di telefono perché io faccio pure. Possiamo, venga, che dobbiamo sottoporci. Vediamo, velocemente, il numero di telefono, Paolo, dai, approfitta. Allora, non si può. Allora, prego, la passa alla Giulia. Una domanda, ma il signore è andato via da Napoli o ha scelto lei di andare via? O l'hanno cacciata? No, nel senso, non lo so. Ha scelto tu di andare via da Napoli, dice il maestro Ciccio Bende. Interpreto, perché non si capisce quando parla. No, senso voglio dire. Certo. Mi diceva se è andato via solo da Napoli oppure è successo qualcosa. Mi pare di aver capito bene, vero? Giusto? Sì. Ha scelto lei di perché ha lasciato Napoli? Ha già lasciato Napoli perché mi è piaciuto così, perché mi sono trasferito a Bovalino, perché sono stato a Bovalino e mi piace molto Bovalino. È un paese caotico a Napoli, quindi si è trasferito. Ok, perfetto. Contento, soddisfatto? Sì, mi pare abbastanza esauriente. Altre domande oppure possiamo passare al voto? Dal voto? Eh sì, bisogna farlo. Da 4, 5, 10? 4. Va bene. Bene, sentiamo signor Antonio. Sì, volevo chiedere al signor, com'è che si chiama? Mauro, vero? Paolo Di Sio. Paolo. Indovino uno. Ma cantava già a Napoli da quando era giovane, tutto, oppure è stata una cosa che ha scelto dopo, una nuova professione? No, sul lungomare di Margellina l'ho sentito io una volta che cantava. No, come infatti cantavo a Napoli, prima cantavo a Napoli, cantavo. Ma già come professione, lei ha sempre fatto già come professione, io andavo a Napoli prima, sì. Quindi già cantautore, cantante, già da Napoli, quindi. Da Napoli? Ho capito. Sì, la stessa domanda ha fatta 4 volte, pure. Sì. Bravissimo, pure. Bene. Veramente per me va bene, sì. Sei, molto buono. Sentiamo Carlo. Molto l'espressione, se non si capivano le parole, ma l'espressione. Gli occhi soprattutto. No, veramente, è stata un'espressione molto buona. Bravo. Si vede che la presenza scenica pure. Si vede che è un animale da palco. Diciamo. Un animale, cioè nel senso, sì. Un animale solamente, senza palco. Complimenti. Il mio voto è 5,5 più mezzo per l'espressione, quindi 6. 5,5 succede? No, 5,5, perfetto. 5,5, sentiamo Mamur. Ma a me sembra una persona appassionata, il testo, ho capito qualche parola, mi sembra un uomo romantico. Già più che altro è stata una declamazione di versi, ecco, più che... Un uomo che scrive una canzone per una donna è un uomo romantico, è un uomo che lo fa con passione il suo lavoro, no? Fa con passione. Le chiede Mamur, io interpreto sempre, questi qua parlano sempre straniero. Non ho portato la base, io l'ho adattata su un altro. Le chiedeva Mamur se lei lo fa per compassione, vero? Che se ho capito. Compassione. La compassione, una sorta di pietà, popolare. Allora Pino. Dico che lo fa con passione. Ma questa donna è viva ancora a cui ha dedicato la canzone, lei o no? Questa donna è quella che si è buttata dal ponte l'altro giorno. Una fidanzata, una compagna, insomma. Questa compagna qua vive con me, vive. Velocemente, voto? Ma io, per il romanticismo, io do 6. Sei, Mamur. Seconda concorrente di gara, buonasera signora Salve, buonasera. Ciao. Blefer, io sono Pino Gagliano, sa, Ciurapina si è già conosciuta con la sera. Cosa ci canta? Subito? Se mi lasci non vale. Come si chiama? Da dove viene? Da Brancaleone, però non sono da Brancaleone. Di Napoli? No, di Battipaglia. Palermo. Oggi abbiamo avuto il meridione d'Italia rappresentato. Però sto da 22 anni qua a Brancaleone. Una cosa che manca per completare il tassello è il nome. Se ci c'è il nome, cortesemente. Mi chiamo Scavo Maria. Maria, la signora Maria, perfetto. La Ciurapina invece cosa fa? Perfetto, ok. Grazie, allora quindi la porta canzone? La signora Maria in gara. La canzone Maria? Se mi lasci non va. Se mi lasci non va. E Peppe pronto quando se mi lasci non va. Benissimo, prego. Allegria. Il sorriso. Allegria.
la valigia sul letto, quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando t'arrabbi sei ancora più bella. E così tutto è pieno, io sarei liquidato. La vittima sai, un bilancio sbagliato è quello che conta, da dire e fare, da per andar via ma da per ritornare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Dentro quella valigia del nostro passato non ci sta. Prendi a costo ogni cosa e parliamone un po'. Io di errori ne ho fatti, di colpe ne ho. Ma quello che conta tra dire e fare, saper andar via ma saper ritornare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare. Se mi lasci non vale, 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 se già tutto il nostro passato non ci costa. Se mi lasci non vale, 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 non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare. Grazie. Io sono sicuro che la giuria non si farà influenzare, venga con noi, brava, si metta qui a mio fianco, ma a noi ci ha sorpresi positivamente, me e Geni. Lei le piace Iglesias, signora? Sì, solita... tutti cioè, proprio tutti, lei che sì, cosa... Io canto tutto. Ma c'è una canzone preferita, immagino avrà, vero, giusto, sì, quale? Doveva cantare, doveva cantare però... il volo Pino questa sera. Il volo, sì. Il volo. È collegata con Se mi lasci non vale. Se mi lasci non vale, il volo. Bene, bene. Lei cosa fa, signora? Canta solitamente, trattiene nel suo canto, paese, canto sì. Canta con Genevi. Canta con me. Io presento ogni tanto. Vado in giro. Io presento qualche corrida estiva, insomma. Un non po' è come che... dire Romina Power e Albano. No, praticamente. Per no, vabbè, sì. Vado in giro quando facciamo le cose. Bene, 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 bene. Quindi verrà proposta quest'estate sicuramente. Nelle feste dei paesi vado. Ma il nostro pubblico, il pubblico della Loggia, è un pubblico che sa, conosce, sapiente, com'è? Vuole approfittare del microfono che ha in mani magari per dire qualcosa, qualche improbero, qualche cosa per il pubblico? È un pubblico che capisce oppure? Sì, certo, è un pubblico sapiente, molto bene, perfetto. Lei che mi diceva vive a Brancaleone ma ha un trascorso, un passato a Palermo, vero? Ehi, mamma mia. Benissimo, ok. Non so se altre domande vogliono porre gli amici della giuria, io comincerei dal presidente. Ciccio, cos'altro vuol sapere? No, è molto intonata, quindi positivo. No, mi domandavo se è male lasciati. No, sì, perché ogni tanto... No, è il vizio mio che mi metto tutto, avere il peso della valigia. Molto bene. E io le do un bel 7,5. 7,5, è un buon voto, 7,5 per la signora Maria, giusto? Antonio. Maria, molto bene. Signor Antonio? Antonio? Sì, la signora è stata bravissima, sì. Coloratissima, complimenti. È vero, è vero, è vero.
Per me 8. 8! È un voto straordinario, ecco, per quanto riguarda la categoria dei big. Carlo Mesiti. Ce l'ha la calcolatrice lui? No, no, però no, è, no, è il massimo che possiamo avere. È il massimo. No, della signora mi è piaciuta la voce, bella, bella impostata. Sì. Secondo me è una voce da palco proprio. Sì. Ma molto bella, molto buona, intonata, fatta veramente bene. Bel 9. Perfetto. Un 9 addirittura da Carlo. Molto bene. Mario Mamur. Ma io la trovo anch'io come loro intonata. È molto intonata la signora. Mm-hmm. È bella la canzone anche. Beh. Questo è un cavallo di battaglia di Iglesias. Sì. La base è quella dell'intonalità di Julio Iglesias, è la stessa sua tonalità. Quindi questa è una tonalità da uomo. Per una donna rendere note così basse non è facile. Certo. Perché l'estensione vocale, l'estensione vocale di un uomo non, certo, è come quella chiaramente, certo, della donna. Vedi un po' quindi, la nostra giuria tecnica. È riuscita a prendere note basse e profonde, certo, anche da uomo. Brava la signora, complimenti. E quindi che io voto le possiamo dare? Io do 7. 7, però il voto 7. È 7. Vabbè, comunque, sì, va bene. Sì. Ha espresso un bel giudizio, certo, comunque, per la signora Maria. Bel voto. È un bel voto. Sì, ma qui si passava dal 9 al 6. Lo prendevo solo in religione. Molto bene. Bene, ringraziamo la signora Maria, presto vederla, sicuramente, perché il voto è stato straordinario. Signora, grazie, applauso alla signora Maria. Grazie. Eccoci qua, andiamo avanti con la nostra... Prego, prego, accomodatevi. Buonasera, salve, salve, salve. Bene, bene, bene. Ciao, buonasera, salve. Parte. Si può stare meglio? Sì, sì, si può stare meglio, certo, nella vita ognuno di noi può stare meglio. Salve, bene, ciao. Si sottoponga. Salve. Salve, salve. Da dove viene? Da Benestare, con la bronchite. Come si chiama? C'è un medico. Sì, sì, c'è un medico. Da dove viene? Da Benestare. Da Buenos Aires. Benestare. Come si chiama? Paolo. A lei il microfono. Grazie. Cosa ci canta? È il Buscaglione. Guarda che lune. Ah, bellissimo. Bocca al lupo, Ciurapina. Bocca al lupo, grazie. Bellissimo. Fred Buscaglione. Bene. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna da lassù ci sta a guardare, resta soltanto il rimpianto, l'aver peccato nel desiderarti tanto, ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire, guarda che luna, guarda che mare. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrei restare, ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire, guarda che luna, Pino, guarda che mare, guarda che luna. Guarda che mare, la faccio. Che luna. Olè.
straordinario. E ha la bronchite, e ha la tachicardia, ed è rauco. Fuori concorso, per osare i giurati, che all'ultimo ce l'ha avuto. Ce l'ha avuto. Ce l'ha avuto, ma io ho dovuto evitare. Come no? Sono chiuso, e perciò non potevo. No, assolutamente. Chi ha chiuso? La farmacia ha chiuso? Senti, volevo dire solo una cosa. Sì, prego. Tutti, grazie per avermi invitato. Grazie a te. Okay. Cioè, però vediamo un po' la Giulia che cosa pensa di lei, voglio dire, insomma. Io non sono in gara, però sì, un'ipotetica. Sì, in una ipotetica gara, sì, eccetera. In una ipotetica valutazione di Paolo. Sì. Sono a gara. Allora, facendo finta che Ciccio, gara. Sì, facendo Ciccio, finta. Non mi dare cinque. Sì. Diciamo che c'è, guarda che luna e le stelle stanno a guardare. Ciccio, non mi dare cinque. Però te lo immaginavi, eh? Mi dare 4.5. No, 4.5 no. No, non si può. No, 4.5 no. Non influenziamolo, Paolo. Sei meno, dai. Addirittura. Sempre severo lui, però. Va benissimo. Antonio. Per me a un certo punto l'ho sì, visto. Sì, ma mi vedo preoccupati, però. Non so andava perché. Nell'altra aula. Sì, sì. È stata bella come l'ha interpretata. Per me andava anche 6.5, 7. 6.5. Grazie, guarda che bravi. Carlo Mesino. Per te. Guarda, l'unico difetto che ha, che ha detto che guarda che luna. Sono le 7.20. Quindi va, è come la ferrovia dello Stato, è sempre in ritardo. Ha passato la trasmissione. Mi è piaciuto il sistema che hai usato per cantarla. Perché non è un'imitazione di Buscaglione. No, assolutamente. Ecco, vedi. Qualsiasi canzone io faccia, devi farla come faccio Zucchero, non cerco mai di imitare. Esatto, bravo. È la cosa più importante è questa qua. Assolutamente, essere te stesso. Mi sei piaciuto. Cioè, un bel 7. Grazie. Ciccio, tu che mi Elvis Presley. Vediamo sempre la peculiare. C'è Elvis Presley ancora, Paolo. È severo, lui è severo. Io, c'è Elvis. No, a parte Elvis, ma io penso che questa Raucedine l'abbia aiutato nell'interpretazione. Sì, io ho sentito una voce alla Louis Armstrong quasi. Io ho la voce rock di natura. Ce l'hai già di natura, sì, ma adesso natura, ancora di più. Faccio Zucchero, Cocciante, Strano. Però quando sei chiuso con qualche... Certo, è normale. Purtroppo certe cose le fai. Molto bene. C'era l'acuto alla fine, lui non l'ha fatto, ma non lo poteva fare. Bisogna farlo perché sennò rovini. No, ti rovini le corde, assolutamente. Certo. No. E rovinava anche lo studio. A me è piaciuta, certo. L'interpretazione. Una voce da nero proprio. Io do 7.5. Addirittura. Ragazzi, bene, facciamo un applauso al signor Paolo. Grazie per avermi invitato. Paolo è abbronzato. E dice che ha una voce da nero, quindi è abbronzato. Molto bene. Grazie a Paolo. Lasci pure il microfono. Bravo Paolo. Adesso abbiamo una bella ospitata. Chi facciamo risentire al nostro meraviglioso pubblico sciurapina? Perché non il concorrente la volta passata, vero? Sì? Allora venga. Giurapina, al momento è l'ospite, attenzione, ospite, non concorrente, perché concorrente è stato la volta passata. Prego a lei. Ciao, da dove vieni? Vengo da Bovalino, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Come ti chiami? Pino Magniti. Cosa canti? Stasera canto Anima e Cuore. Bello. Anima e Cuore, molto bene, non ho riposito. Okay. In bocca al lupo. Grazie. Bocca al lupo. Anima e Cuore. Ma bacio suono, non ce dicimmo mai perché, o che cavase non vonno, non so sti vocchio in e, pure te chiamme non risponde, che fa dispietto a me. Tenim così anima e cuore, non c'è la sappo io, manco per ora, sto desiderio te me fa paura. Campa con te.
respiro si smanie pure tu e chi sta amore teni già così anima e cuore. C'è la sabbia più manco penora su desideri e te me fa paura campa con te sempre con te per non morire. Che c'è di città, parole amare, schio bene bocca fa, con un respiro si smanie pure tu, e chi sta amore. Bene, bene, allora, complimenti. Fai una cosa. Allora, io vorrei dire soltanto una cosa. In tante corride che io ho presentato per tanti anni, questo signore è arrivato tante volte secondo, meritava il primo premio. Vorrei dire che è veramente un uomo d'altri tempi, un signore d'altri tempi. Grazie. Che poi so anche le origini, anche lei siciliano, è vero? Si posso dirlo? Violiamo la privacy o cosa? No, io sono di Reggio Calabria. Di Reggio Calabria. Anche se ho vissuto 25 anni a Catania. Lo vede? Insomma, no, anche perché questa sera, no, mi sono permesso, perché questa sera ha notato, tutti quanti hanno delle origini o campano, siciliane, sì, o quant'altro. È un fatto, vero, curioso, straordinario per, vero, questo appuntamento. Grazie, signor Giuseppe. Grazie, grazie a voi, grazie a te. Anche lei è voluto fortemente, grazie, al nostro pubblico come, ciao, ospite. Allora, per quanto riguarda la gara, passo il turno. Allora, passa il turno il signor contabile. Paolino come secondo posto. Sì. E la signora Maria come primo posto. Molto bene, vogliamo dire anche il quoziente? Allora abbiamo la signora Maria con 31,5, mentre il signor Paolino con 28. Bene, molto bene. E a questo punto direi che la gente voglia sentire finalmente questo Elvis. Sarà Elvis o sarà cos'altro? Venga, Mamur, venga, ci dica lei che cosa può proporre a questo nostro pubblico. Cosa facciamo? Che facciamo? Io posso fare una canzone di... Ah, io non c'è. Posso fare, ce l'ho il microfono, però sì, c'ha questo, insomma, sì, quella da cantante, cantante, questa è da cantante. Ma subito, cosa ci fa? Ma io farei, non lo so, avevo pensato ad una canzone di Fausto Leali, Mi manchi, per iniziare, e poi magari dopo, se volete, vi posso cantare un rock and roll di Elvis. Non lo so, facciamoci una rapina, dato che è arrivata lei, buonasera, salve, lei è venuta qua per... Pina, bene? Perché gli è piaciuto questo bel giovanotto, penso, no? Sì, c'è una Pina. Ciao! Ciao Pina, ciao. Come ti chiami? No, vabbè, ma no, no! Questo l'avevo già fatto io. Come ti chiami? Dove vieni in bocca al lupo? Venga, 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 è tutto, venga, registrato, venga, non è vero. Lei si goda questo momento così di protagonismo dinanzi alle nostre camere e allora ci dica questo titolo, quale potrebbe essere questa canzone per scongelare. Facciamo Mi manchi. Mi manchi. Facciamo Mi manchi di Fausto Leali, sì, un'interpretazione mia. Molto bene, prego. Mamur, okay, mi, grazie, manchi. Aspetta che ci grazie. Mi manchi quando il sole dà la mano all'orizzonte, quando il buio spegne il chiasso della gente, la stanchezza addosso che non va più via, come l'ombra di qualcosa ancora mia. Mi manchi le
ai tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, ma le scuse di quei tuoi probabilmente, sei quel nodo in gola che non scende giù, è tu, è tu. Mi manchi, mi manchi, posso far finta di star bene ma mi manchi, ora capisco che vuol dire averti accanto prima di dormire, mentre cammino a piedi nudi dentro la. Che è finita la base, grazie. Dal Bovolino superiore, dal pozzo di Bovolino. Si muova che è finita la base, venga, venga, dove va? Venga, si sposti. Dove va? Venga, venga. Presto, presto, presto. Venga! È partita la base, siamo in diretta. You could.
a Novara perché quella che va là. Mi scusi, signor Blefari, questo né Pilates né Zumba, piuttosto un motorino d'avviamento, cos'è? Ma, che non lo so, il mio motorino oggi si è spento, tra l'altro. Vorrei, vorrei dire dove hai comprato queste scarpe. Sono di seconda mano o di secondo piede? Scarpe da ballo sono. L'ho comprata dopo Roma, Latina. Forse ha bisogno di un microfono, forse. L'ho dopo Roma, Latina. A Latina. Sì. Mi ha detto Ciccio Bene che lui si ricorda che ti ha visto esibire a Novara. A, a Novara pure anche, perché io lavoravo lì a Novara. La città dove sono immigrato, no? Sì. Prima città sono immigrato. Sì. Poi che è successo? Nel lontano 1990. Poi è tornato qui, che è successo? No, lui sono incontravo, lui sicuramente andava a ballare a Gravellona Torce. A Gravellona Torce, a Biella, Prima, primo ballo che ho fatto a Biella, si chiamava la discoteca Le Rose. Sì. Senta, lei ha ballato con le migliori, le più brave ballerine del mondo, è vero? No, non dica di no. Nel senso. Voglio la TV è finzione, quindi. Non lo voglio sopravvalutare, il superiore è una cosa. E lei è stato, mi pare, pure una volta, l'abbiamo vista sui sì, no, al carnevale brasiliano, giusto? Sì. A Rio de Janeiro. A Torino. No, a Rio o a Torino, scusi? Ma non l'hanno fatto a Rio, a Torino. Ah, si è spostato, però, oddio, è confusione. Così per leggiatura a San Paolo, Brasile. Ah, non Napoli quindi, no? No, San Paolo in Napoli. Napoli. Perfetto. Ci sono altre domande, altre curiosità? Dino, pensava che lui pensa alle scuole italiane come sono. Posso fare? No, è la buona scuola di Renzi questa, la buona scuola di Renzi. Volevo fare una domanda indiscreta. Sì. Posso sapere quanti anni ha? Io? No, così, no. Tu. Tanto non è una donna, signore, non è una donna, glielo posso chiedere. Guardi, lì è la camera. Ho perso pure il conto, 49. 49. La invidio. E se io faccio palestra? Perché l'hai fatto? Vado a fare palestra. Lei ha fatto. La telecamera non è lì. Non so se posso fare pubblicità, vado a fare palestra. Lei fa la pubblicità alla palestra. Alla palestra. No, so perché ha fatto. Sì, ha fatto la palestra. Ha trovato. Alla stazione di Occhio. Ha trovato una base lunghissima. Sì. I movimenti che ha fatto era come se io salissi 150 piani di scale. Perfetto. E lui, bello tranquillo, io al terzo piano mi fermo. Benissimo. Io non so. Quindi voi, lo invidio veramente. Non sto scherzando. Io non so a voi, cari signori, ma a me è preso un dolore di testa, quindi io direi di. Prego. No, stavo scherzando. Ci direi insomma di passare. Pino, la poesia per la signora Pino. Un'altra poesia. Una dichiarazione d'amore. Via. Veloce. È una poesia. Dai, una poesia. Prego. Allora, questa qui è riferita. Dovrebbe essere cantata d'inverno, no? Perché va venendo l'inverno, no? Sì, siamo in estate qua. È ambientata vicino a un cameretto, no? Ho capito, sì. Allora, così, comincia così, no? Allora, è bello io e te stare vicino al cameretto, mano nella mano, progettare cose di andare lontano, poi, mentre la legna arde, io ti accarezzo i capelli e dico sono bello. They wanna make me their queen. And
invece non me stupi, non dai buon vesti, mi vedo proprio uscito per soldi. I'll never sweep all the castle, they're gonna kill the letter. Invece non me stupi, non dai buon vesti, mi vedo proprio uscito my pretty mouth. Sweep all the castle, all this in your essence of ill and blues. If you wanna break this wall down, you're gonna get bruised. Now my neck is open wide, aching for a fist around it. Already choking on my pride, so there's noise running about it. Straight for the castle, they wanna make me the queen. And there's no man sitting on the throne that say that I probably should do this on me. I'm not a straight for the castle, they gonna kill the letter. And there's no man sitting on the throne that say that I probably should my pretty mouth shut. With all the castle, there's no use running about it. There's no use running about it. There's no use running about it. There's no use running. I'm not a straight for the castle, they wanna make me the queen. And there's an old man sitting on the throne that say that I probably should have been on me. I'm not a straight for the castle, they wanna hinder my love. And there's an old man sitting on the throne that say that I probably should my pretty mouth. Sweep all the castle, they wanna make me their queen. And there's an old man sitting on the throne that say that I probably should have best on me. I'll never sweep all the castle, they gonna king the letter. An old man sitting on the throne that say that I probably should my pretty mouth shut. Straight for the castle. Abbiamo sentito quindi anche Tatiana con Castle. Su Tatiana cos'altro possiamo aggiungere, Caterina? Lei solo questo genere fa, questo tipo di canzoni o fa altro? No, 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 ha un repertorio, vasto repertorio anche lei, e studiando questo repertorio si incrementerà sempre crescerà di più. Sempre di più. Sì, sì, sì. Ah, perfetto. Poi adesso, ci sono delle novità che vi dirà. No, aspetta, a proposito di novità, io capisco l'ora tarda, stiamo per chiudere, però insomma già pronti per andare a letto? Siamo in diretta ancora, non... E forse che succede? Questa è una Maria, non so perché si ponesse solo ora all'ascolto, è la maestra, no? Però già pronta per andare via o cosa? No, magari facciamo vedere qualcosa. Ma sì, facciamo vedere qualcosa, sì, via, sì. Sì. Tra poco vedremo, tra qualche puntata ovviamente, vedremo gli allievi di Maria, ma intanto saggiamo le prodezze, le bellezze, i virtuosismi della nostra Maria. Però prima vorrei un attimino approfondire una faccenda, perché poi noi dobbiamo raggiungere anche degli scopi, no? Come esatto. Trasmissione, ma anche come organismo, cioè noi dobbiamo farla finita con questi ragazzi che lasciano questa terra e vanno altrove. Anzi, noi se riusciamo facciamo il contrario, Maria. Facciamo venire la gente dal nord, da altre parti della regione, la facciamo venire qui. Esatto. Perché no? Sì, o è sì. Già nell'intento della... Sì, sì, sono questi i nostri intenti. Abbiamo già aperto delle collaborazioni, sia sotto il punto di vista di canto che di quelle di ballo, perché stiamo cercando di far venire da noi gli artisti, far riconoscere i nostri ragazzi, farli vedere che anche qui si può creare qualcosa
di concreto. Di buono, di buono. Invece per quanto riguarda il ballo, come siete organizzati, Maria? Allora, noi ci prepariamo ogni anno a due grandi esibizioni, che sono il saggio invernale e quello estivo. Ah, c'è un saggio invernale e un altro estivo? Esatto, esatto. Facciamo. Eravamo abituati soltanto a quelli estivi. Bene, bene, bene. Invece, sì. Abbiamo queste due tappe importanti e in più, insomma, cerchiamo sempre di portare fuori i nostri ragazzi per farli conoscere, così che poi, ecco, le persone da fuori possano raggiungerci e trovare Bovalino come centro di ritrovo. Che poi so anche che c'è una sorta di partenariato anche con altre associazioni, altre scuole del comprensorio. Questo è un discorso anche per la collaborazione, per... è la prima cosa. Per questo noi, è importante per la cultura tutti, pure. Con no? tutti, perché se si collabora e si è uniti, si può arrivare da qualche parte. Senza collaborazione e unione, se ci dividiamo, sono poche le cose che si possono fare. Benissimo. Maria, balli da sola o in compagnia? Hai un partner? Vengo accompagnata da un partner che è Domenico Trimboli. Ah, mi ero preoccupato perché da sola non volevo, insomma, che mi coinvolgesse in qualche maniera, anche perché anche lo sato come sono, avrei avuto qualche difficoltà. Come si chiama il partner? Che vedremo tra poco con Domenico Trimboli. Domenico Trimboli. Sì, è un nostro istruttore. Pure, ecco. Esatto, un altro istruttore, sì. Perfetto. Allora, vediamo, Maria è il nostro partner in che cosa? È un modern show. Modern show. Chiamato La Sposa Cadavere. La Sposa Cadavere. Via al ballo. È una storia piuttosto lunga. E che storia? Un tragico racconto di amore, passione e di uno spietato omicidio. Questo sì che è forte! Oh! Attacca, banda. Ce ne ha, beato chi ha un occhio e se lo asciugherà. Racconto la storia che vi commuoverà della sposa graziosa dell'aldilà. Never ends fighting. Take you.
bene, 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 venite Maria, Domenico, grazie, bravi, complimenti. Grazie. Oh, eccoci qua, eccovi qua, quindi per questo è anche il saluto finale e un rimando a sabato prossimo. Come siete stati con noi? Bene, bene, benissimo, bene, bene, benissimo, anche noi, davvero. Anche noi. Allora ci vediamo per altre 2000 puntate. Oddio, adesso mi sverrà veramente, insomma. Va bene, comunque sappiatelo che noi siamo qui, iniziamo un nuovo ciclo, nuove sembianze al nostro talent show, venite a esibirvi, il nostro numero lo sapete, quello dell'entertainment events pure, comunque il nostro è 86-3600, per chiunque voglia esibirsi verrà giudicato, consigliato da notevoli maestri. Grazie dal talent show e a sabato prossimo, buonanotte a tutti, ciao!